100 pennarelli con doppia punta. Proviamoli tutti. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state, ragazzi? Come promesso, iniziano le recensioni di quello che vi ho fatto vedere più o meno nella haul qui che vi lascio qui, una haul pregna di novità che adesso si affacceranno sul canale. Allora, cosa analizzeremo oggi? La cosa che più vi ha incuriosito, anche perché se dovessero essere di buona qualità il risparmio sarebbe veramente veramente tantissimo. 100 pennarelli dual tip. In molti mi avete chiesto che marca sono. Boh, allora sono, non so, dovete cercare, vi metto il link qua sotto per trovarli, perché non portano una marca, si chiamano Dual Tip Brush Pens, 100 colori e hanno una doppia punta, la punta pennello e la punta 04, quella fine da penna. Sono 100 differenti colori, watercolor, quindi acquerellabili, doppia penna, utilizzabili per differenti tecniche pittoriche. Vi faccio vedere il pennarello e come vedete il pennarello è molto molto carino. La cosa che mi piace particolarmente sin dall'impugnatura è il fatto che l'impugnatura per la penna sia più stretta, perché l'impugnatura della penna deve essere stretta per essere molto precisi nell'andare a indirizzare il segno, e l'impugnatura del pennello leggermente più ampia, perché il pennello deve essere impugnato anche in diversa maniera dalla penna. Ricordiamocelo sempre, sono piccole cose che mi piacciono tanto da farvi notare. Infatti il pennarello ha questa forma un po' più larga qui dove c'è la punta a pennello e un po' più stretta qui dove c'è la punta a penna. Anche i tappi si distinguono, questo alla ghiera zigrinata, questo è liscio e più corto, e soprattutto le immagini sono inequivocabili. Da qua c'è la punta a penna e da qua c'è la punta a pennello, mentre disegnate non avrete difficoltà a distinguere i due lati. Quindi adesso basta parlare, perché la recensione, essendo 100 pennarelli, vedrete, è molto lunga, e allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a colorare il mondo con 100 pennarelli doppia punta. Ed eccoci pronti per testare i nostri Dual Tip Brush Pen. Vi metto il link dell'articolo qua giù nell'info box. Io l'ho preso su Amazon al prezzo di circa 34 euro, ma sono 100 pennarelli doppia punta. Una punta in feltro che simula quella dei Copic, un'altra punta 04 che simula quella delle Tratto Pen. Insomma, sono molto simili. Ora li vediamo in dettaglio. Quindi un range di colori vastissimo, che arrivano tutti chiusi in questa praticissima valigetta, devo dire, molto serrata nelle dimensioni e quindi anche pratica da conservare. Oltre al fatto che tutti i colori sono custoditi in vani, appunto raccogli tonalità, che sono bellissimi da vedere. Sono tutte le sfumature, però attenzione, i pennarelli non sono numerati, quindi dovrete essere voi con il vostro occhio a capire la gradazione di colore e il degradare delle tonalità. Non ci sono numeri che possano indicarvi il tono a salire o a scendere. Questo sembra una stupidaggine, ma in realtà è una cosa molto importante, perché ci sono dei toni che si differenziano veramente di poco tra il tono superiore e il tono inferiore, ad esempio questi due rossi, e che quando li toglierete dalla confezione, se non li rimetterete accanto, veramente faticherete a capire qual è il più alto e il più basso in tono. Quindi io vi consiglio di usarli tenendoli sempre in custodia, tenendoli sempre così, cioè non mettendoli in una sacchettina a portacolori, perché secondo me perdereste proprio la visione d'insieme della gradazione delle palette di colori. E allora cominciamo a testare. Cominciamo subito con la palette dei rossi. Vi faccio vedere, il colore si presenta così: doppia punta ben segnalata, punta feltro, punta 05, e vi faccio vedere subito lo swatch. Il suo tratto è questo in retta.
pianta, poi se viene lavorato può essere lavorato così, sovrapponendolo l'uno all'altro. Come vedrete, nell'asciugatura non è liscio come i Copic, ma e c'è da aspettarselo, innanzitutto perché quelli sono con medium alcolico, quindi il medium evaporando più velocemente non lascia il tempo di sedimentare al colore, ma con la sovrapposizione dei toni piano piano le discromie che esistono tra una mano e l'altra riescono totalmente ad essere eliminate. A differenza dei Copic, essendo questi dei colori ad acqua, vi consiglio di aspettare tra la sovrapposizione di un tono e l'altro, perché sennò rischiate di sfrangiare il supporto. I Copic invece sono molto più veloci, proprio perché essendo alcolici evaporano immediatamente, quindi potete sovrapporre strato su strato di colore successivamente senza rovinare il foglio. Vediamo adesso anche la parte della penna, e anche qui, come vedete, devo farvi un disegnino abbastanza ampio affinché possiate vederlo. È proprio una 04 che potrete quindi rimpinguare del colore. Ora, io qui, se avessi avuto un colore di maggiore lusso, avrei scritto il numero, ma il numero non c'è, quindi tanto non vengono venduti singolarmente, vengono venduti tutti a 100. Questo è il primo dei rossi. Ora vi faccio vedere il secondo e vi faccio vedere di quanto si differiscono appunto i toni. Quindi anche qua il primo passaggio sembra simile, lasciamo asciugare soltanto un attimo. Vedete comunque che se è passato bene già al primo passaggio non lascia striatura. Passiamo il secondo e vedete che già il tono è subito più scuro. Qua ce ne sono stati passati 3 o 4, adesso non ricordo. Faccio il centrale anche qui e vado di pennino. Le penne invece non si differiscono tantissimo di colore, per esempio nei rossi sono molto simili. Ragazzi, non sto facendo niente di artistico, sto semplicemente facendovi vedere il colore in tutta fretta, se no qua ci stiamo un anno. Sì, invece no, si differenziano. Allora, come vedete, i toni si differenziano veramente di un tono, quindi nella possibilità della gradazione di colori noi potremo fare questa cosa. Ora la facciamo insieme. 1, 2, inseriamo il primo nel secondo, inseriamo il secondo nel primo ed ecco qua che la gradazione di colore viene fuori. Stessa cosa quindi possiamo fare col terzo tono di rosso. Ci affianchiamo, bellissimo tra l'altro, e ripassiamo dentro. Quindi prendiamo il secondo e ci mettiamo all'interno e così via via la gradazione viene sempre più scura. Mi affianco col quarto tono, la seconda volta ripasso dentro, prendo il precedente, passo da metà verso, lascio asciugare se non sfrangia. È il bello che io ve le dico le cose, però poi non le faccio. E notiamo anche le penne che il lavoro svolgono. Come vedete, 4 penne, 4 toni differenti e 4 brush, 4 toni differenti che permettono appunto di fare la sfumatura. Cosa dire di questi colori? Questi colori sono degli ottimi pennarelli, non sono paragonabili ai Copic né
come medium né come resa, ma se saputi usare sono dei pennarelli molto interessanti. Le punte sono ben imbibite, le penne scrivono tutte, le punte scrivono tutte. Con un pennello da acquerello, essendo a medium acquoso, si diluiscono leggermente, sì, come vedete. Quindi, volendo, la sfumatura può essere data, ovviamente col supporto giusto, anche ad acqua. Ricordatevi che dopo che passate il medium sul colore, questo si fissa in maniera irreversibile, quindi non potete più tornare indietro. Voglio vedere anche un'altra cosa molto interessante: se l'acqua porta via la penna. Questo è molto interessante. Sì, vedete, la porta del tutto via, quindi se dovete particolareggiare acquerelli, il foglio deve essere totalmente asciutto e deve essere l'ultima fase che fate, perché sennò diventa acquerello anch'esso. E quindi anche in questo si differenziano, che ne so, da una Stabilo a china, che magari che vi ho fatto vedere, perché quelle reggono l'acqua, sono waterproof, quindi queste non sono waterproof. Però adesso vi posso anche fare vedere una cosa interessante. Per esempio, passiamo per esempio nella compilazione di una foglia in un disegno. Quindi, come vedete, la colorazione viene assolutamente piena, assolutamente bellissima. Poi prendo un tono molto più scuro di rosso, prendo la penna e posso particolareggiare la foglia utilizzando una penna più scura. Posso quindi particolareggiare rosso su rosso semplicemente cambiando i toni del rosso. Per esempio, questo è un utilizzo molto interessante per i disegni a penna, perché si possono fare delle particolareggiature. Ovviamente la penna va sempre messa dopo il colore, quindi voi definite il colore, quindi mettete la penna. Ultima cosa che voglio farvi vedere da questa parte, la parte disordinata, quella degli esperimenti, è la consecutività e la gradazione dei colori. Quindi se io scrivo love, poi voglio proseguire con un più scuro, magari salto un tono, mi inserisco e con un pennellino faccio andare l'uno nell'altro. Ora potevo prendere un pennellino migliore, a dire il vero, ma vabbè. I colori, come vedete, si fondono perfettamente, quindi posso fare anche delle tonalità di colore a degradare, facendo insinuare il colore l'uno nell'altro. Quindi, come vedete, il fatto che siano diluibili, pur non avendo un blender, può essere una buona cosa, perché, come vedete, pur non avendo un blender, può essere una buona cosa. Sì, perché questi colori non hanno un blender, perché il loro blender, ragazzi, è semplicemente l'acqua. In molti mi avete chiesto: ma ombretta, sono sovrapponibili? Beh, ragazzi, non lo so, proviamo subito. Quindi, sovrapponibili, per esempio, che ne so, per un incarnato, no? Immagino un'ombreggiatura, beh sì, è sovrapponibile. E poi sono sovrapponibili i toni, vediamo.
Sì, sono trasparenti e sovrapponibili e farvi arrivare a toni via via nuovi. Quindi sono sovrapponibilissimi e di conseguenza potrete creare anche dei nuovi toni. Ma vedrete adesso che vi faccio tutti gli swatch che i toni sono talmente tanti e tutti differenti tra loro, non ci sarà bisogno di andare lì con sovrapposizioni per trovare il tono giusto, ma vi basterà cercare tra la gamma colori il tono che vi serve per arrivare subito a tono. Comunque sono sovrapponibili. Vi consiglio di farvi una tabella con tutti gli swatches dei prodotti, quindi con tutti i sample dei prodotti, attribuire ad ogni pennarello un numero. Con tanta pazienza armatevi di piccole etichette e mettete 1, 2, 3, 4, 5 e così anche nella tabella che vi preparerete, in modo da avere già chiaro a cosa corrisponde quel colore, perché se è più chiaro per le penne è meno chiaro per i pennarelli, che a seconda di quanto li intensificherete possono assurgere a toni differenti. Bene, adesso andiamo a vedere i toni di tutti questi pennarelli. Adesso velocemente vi swatcho tutti i colori. Ci sono alcune punte che sono più imbibite di altre, imparerete a conoscerli. Per chi li consiglio? Li consiglio sicuramente per i ragazzi, per coloro che fanno il bullet journal, per coloro che amano lo scrapbooking, per coloro che amano i manga, insomma, non li consiglio molto per i manga, li consiglio per arti tra virgolette minori, meno professionali. Il bullet journal con questi verrà sicuramente carino e non ci sarà bisogno di spendere una cifra in Copic, che per un'attività come la brush lettering o come il bullet journal o lo scrapbooking sono molto spesso sprecati. Avere una bellissima varietà di penne 04 così colorate diversamente varrebbe veramente anche già solo la pena della cifra, perché tutte queste penne, se uno le volesse comprare, costerebbero veramente parecchio, anche non waterproof. Non vediate questa cosa del non essere waterproof necessariamente come una cosa negativa. Ci sono anche marche molto blasonate che non sono waterproof, e qui c'è un range di colori, come vedete, vastissimo. Guardate il fluo, che bello! Tra l'altro ho passato solo una volta il fluo, quindi sono penne piene, penne fluo, cioè un range di colori veramente veramente vasto. Potrete fare qualunque cosa. Se posso darvi un consiglio e avete un attimino da perdere per voi stessi, e allora numerateli voi i colori, numerateli da 1 a 100, cominciate da una palette, magari, che ne so, da quella dei rossi, e cominciate a numerarli 1, 2, 3, 4, 5, in modo da avere sempre sott'occhio la numerazione che state usando, perché quando fate un disegno magari a differenti sessioni di lavoro, magari potreste confondervi con i toni, e quindi avere la numerazione sarà sempre sempre utile per voi stessi, non tanto per andare a comprare il numero uguale, perché ripeto, questi non vengono venduti singolarmente, ma proprio per avere ben chiara la sequenza colori che avete utilizzato per il vostro disegno. Devo dire che i fluo sono spettacolari, sono tutti belli, sono tutti vividi come potete vedere, ma i fluo sono spettacolari, veramente veramente belli. Fino ad ora c'è soltanto questo fucsia che è trasparente e poco vivido, ma è una caratteristica del colore. Anche questo è trasparente, quindi ce ne sono di, sono tutti toni trasparenti, ma ce ne sono di più blandi, ecco, seppur ben imbibiti. Guardate i fluo sono spettacolari,
hanno una pienezza a primo tratto, sia le penne che la punta a pennello. Ma devo dire che si stanno comportando tutti abbastanza bene. Vedete, questo è più lento come colore, però con la sovrapposizione diventa subito vivido, ma è lento per dare la possibilità di fare dei toni più spenti, perché ogni tanto ci sta un tono che debba rimanere un po' più indietro. Andiamo di fluo, bellissimo, anche questo super chiaro, guardate quanto è evidente, almeno non so se in video si vede, ma è un flash e anche la penna si vede. Speriamo che con queste luci la videocamera la capti. Wow, neon questo. Prima di colorare con i fluo, come vedete, al primo passaggio sporcano, quindi pulite la punta se la vedete un po' nera, perché questi sono proprio nuovi, quindi li sto usando per la prima volta con voi. Ma se disegnassi avrei l'accortezza di pulire le punte. Mi piacciono anche perché le punte dei pennarelli sono ben morbide e le punte delle penne invece sono giustamente rigide, cioè le punte di questo tipo di penne devono ammorbidirsi con l'utilizzo. Se sono già flosce nel momento in cui le acquistate, di solito durano poco, quindi mi piace anche il fatto che abbiano un loro vigore. Come vedete, i pennarelli stanno scrivendo tutti in maniera piena e anche le penne stanno scrivendo tutte con una varietà di toni pazzesca, perché io pensavo che Draque di solito ne colori low cost, poi i tappi sono di differente colore, ma il colore, l'inchiostro poi è lo stesso. Invece, come potete vedere, qui i colori sono tutti assolutamente tutti diversi, sia le penne che i pennarelli. Anche questi simili, sottotono caldo, sottotono freddo, simili ma non uguali, sono tutti un po' diversi. Anche il nero pienissimo è b�llissimo. Non ci posso credere, ho finito, ho iniziato che avevo 15 anni, ho finito che ne ho 45. Mai swatch di prodotti è stato più lungo, però vi ho fatto vedere tutta la panoramica, tutti i colori pieni, tutti i colori belli, tutti scriventi soprattutto, perché intanto guardiamo questo. Bene, vi lascio alle foto degli swatches che potrete vedere dettagliati. E noi ci vediamo dopo per le conclusioni finali. Spero vi sia piaciuta questa recensione, sicuramente è coloratissima. Ciao, a dopo!
qua è stata lunghissima, ma ce l'abbiamo fatta. Che dire, a me questi pennarelli piacciono tanto. Sono dei sostituti dei Copic? Ni, nel senso che per la brush lettering, per lo scrapbooking, per tutte quei disegni a inchiostro, quindi contornati a inchiostro, questi vanno più che bene. Per le larghe campiture invece, in cui c'è bisogno di una sovrapposizione tonale molto veloce, dove non si può aspettare l'asciugatura tra un tono e l'altro, e allora io andrei un po' cauta. Ma quel tipo di lavoro di solito lo fanno i professionisti, e i professionisti non si sognerebbero mai di comprare un prodotto di questo genere. Io vi sto portando su Arte per Te un comparto low cost, perché mi rendo conto che non tutte le persone vogliono spendere centinaia di euro per portare avanti la loro passione. C'è chi lo vuole fare in maniera rilassata e amatoriale, senza pesare e incidere sulle casse familiari, e allora in questo caso un'ottima varietà di colori. La cosa che mi ha stupito è che proprio i toni siano tutti differenti. Nei prodotti di low cost di solito questo non accade quasi mai, quindi io questi li consiglio. Sono stata fortunata perché ce ne sono veramente una miriade, a breve me ne arriveranno anche altri, li proveremo insieme, non abbiate timore. Quindi, che dire, consigliatissimi. Io a questo prodotto do, come prodotto low cost, un bel 9, come prodotto di belle arti un bel 7, che non è poco, ragazzi, non è affatto poco. E in questo voto incide il rapporto qualità prezzo, incide il fatto della coloritura così differente e così ampia, essendo 100 toni, e incide anche il fatto che le penne siano tutti di toni molto differenti l'uno dall'altro, che con le penne unite ai brush si possono fare 250 milioni di composizioni stupende. Quindi, se vi interessano, il link lo trovate qui giù nell'info box. Divertitevi a colorare il mondo. Tra l'altro, stiamo correndo nuovamente verso il Natale, quindi questi pennarelli potrebbero essere un bellissimo regalo di Natale, non troppo dispendioso. E quindi pensateci, perché potreste fare veramente felice una persona che vuole accostarsi al mondo dell'hand lettering, dello scrapbooking o del disegno d'inchiostro. Quindi tenetelo presente e mettetelo magari nella wishlist per questo Natale. Io spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi siano utili anche le recensioni low cost. Ditemi cosa ne pensate, o se volete che io continui a parlare solo di cose super top su Arte per Te, ma capisco che spesso comprare materiale sempre di alto rango può essere un po' faticoso. Quindi lasciatemi tutte le vostre considerazioni qua sotto, io sono lieta di leggerle e rispondervi. Io vi aspetto anche su Ombretta, il mio secondo canale. Siete iscritti a Ombretta? No? E allora venitemi a cercare. Vi lascio il link del canale qui da qualche parte, e anche su Due Cuori Una Cappa vi aspetto, ma soprattutto vi aspetto su Instagram. Non potete mancare da Instagram se vorrete assaggiare in anteprima tutte le novità che io posto poi sul canale. Bene, basta parlare, grazie per avermi fatto compagnia anche oggi, e noi ci troviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!